Ciao ragazzi, tutto pronto? Oggi sfideremo la sorte su Fall Guys Ultimate Knockout. Ciao ragazzi, bentornati al vostro Denar Man. Siamo tornati in un appuntamento su Fall Guys e quest'oggi proveremo a riconquistare la nostra corona cercando di arrivare in finale. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e vediamo che cosa ci aspetta oggi. Perfetto, andiamo subito al quadro delle porte. Cerchiamo di superare i primi quadri in maniera più veloce possibile, così da portarci alla fase finale e tentare di andare, insomma, di conquistare la nostra bellissima corona. Via! Ragazzi, prima è andata. Mi pareva che non prendevo in faccia sto coso. Togliti! Credere. Ok, stiamo andando oltre, benissimo, abbiamo tutto, abbiamo tutti e via, siamo caduti di sotto, perfetto. Dai ragazzi, il primo quadro lo abbiamo superato, perfetto, superato il primo quadro, andiamo direttamente al secondo quadro. Dai, benissimo ragazzi, siamo sul nostro quadro delle ruote che girano, cerchiamo di andarci a farci la nostra parte più isolata possibile, appunto, e poi ci incrociamo con gli altri pazzi, ma va bene, va bene. Primo pezzo superato, palla raffica, benissimo, via. Ok ragazzi, palla in faccia, comunque l'ho dovuta prendere, non ci siamo risparmiati, ma andiamo comunque oltre, andiamo comunque oltre. Cadiamo comunque di sotto, niente, questo pezzo è proprio simpaticissimo, penso proprio. Ok, un bel martello che è stato aggiunto. Sì ragazzi, perché non ve l'ho detto, ma hanno fatto un aggiornamento su questo gioco e quindi hanno apportato diverse modifiche. Non ci posso credere. Ragazzi, noi siamo morti così. No, vabbè, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ragazzi, vi stavo raccontando dell'aggiornamento che hanno fatto su questo gioco quando ci hanno inaspettatamente eliminati. Ripartiamo da zero. Comunque vi dicevo che hanno fatto un aggiornamento, quindi hanno aggiunto, oltre alla risoluzione dei problemi, hanno aggiunto di alcuni problemi tipo bug e quant'altro, hanno aggiunto delle nuove cose ai quadri, come quella che stavamo vedendo prima, che ci eliminassero in maniera inaspettata. Quando ci ha dato la spinta, ragazzi, può sembrare una cosa negativa, è positivo, è positivo, perché ci sta permettendo di andare avanti e superare gli altri. Perfetto ragazzi, abbiamo preso 3-4 botte, ma sono state tutte positive, appunto, tranne questa magari no. Comunque siamo dalle prime posizioni, ci possiamo andare a qualificare, perfetto. Noi come al solito ci facciamo la nostra parte in solitaria, così almeno non ci abbiamo gente che ci disturba. Ecco, appunto, però ti pare che questa qui in faccia io la debba prendere continuamente? Cioè proprio il, non lo so, è inutile, non si riesce. Ok, ok ragazzi, ok, questo quadro lo abbiamo terminato, pronti per il secondo quadro. Dai ragazzi, andiamo, andiamo. Eccoci tornati ragazzi sul nostro solito quadro con il terreno che si muove, più che altro perché si muove, che si gira.
Vediamo di riuscire a passare anche questo, perché come vi dicevo all'inizio, la voglia di andare oltre al limite c'è, ma ci devono essere anche le capacità e i pianeti allineati, diceva qualcuno. Comunque, ok, mettiamoci nel nostro bello spazietto. Stamattina mo la cartoccio. Scusatemi, ma sono abbastanza concentrato perché non si sta mettendo benissimo. Già lui. Scusami Superman, però. Okay. Ragazzi, andiamo di qua. E perfetto, andiamo al terzo quadro, ragazzi, con molta fatica e molto sudore andiamo al terzo quadro. Questo qui è un gioco di squadra, quindi noi avremo il nostro team e dovremo cercare di fare più punti chiaramente dell'altro. Quindi se siamo capitati nella squadra forte vinceremo, se siamo capitati nella squadra non forte non lo riusciremo a fare. Chiaramente dipende anche in percentuale da noi, ma non mi sembra che stiamo facendo degli ottimi affari. Oh, non riesco a prenderne uno questi cerchi, eh. Sicuramente se vinceremo non lo faremo per merito nostro, ma tanto non vinceremo perché vedo che, ok, cioè sono a 12 gli altri, noi siamo tranquillamente a 13. Perfetto, la telecamera ha deciso di inquadrare a modo suo, ma ok. Ragazzi, è un quadro malefico questo. Perfetto, prendiamocelo. Siamo qua. Abbasserà? Mannaggia. Bravissimi. Bravissimi. Ma purtroppo la vedo molto dura, ragazzi. Non ci credo, ma spostato all'ultimo. Ok, perfetto. Niente, ragazzi. Spostati. Incredibile. Il tuffo nel vuoto. No, vabbè. No, 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 non c'è, no, incredibile, cioè, sembriamo due celebrolesi. Sì, sicuramente, ragazzi, noi abbiamo aiutato la nostra squadra a vincere, su questo non ci sono proprio dubbi. Perfetto, infatti ce ne andiamo tranquillamente a casa. Ma, diciamo che non abbiamo sicuramente aiutato la nostra squadra. Ci equipaggiamo il nostro nuovo vestitino, direi di andarci a fare la nostra ultima partita travestiti da uccellino. Abbandoniamo per la prima volta il nostro lupo per trasformarci in un volatile. Dai ragazzi, siamo subito pronti con il nostro uccellino ad andare, il nostro nuovo costume da uccellino ad andare avanti nei quadri. Così abbiamo iniziato la nostra terza partita, vediamo se riusciamo a fare meglio del solito, ma niente, chiaramente in questo quadro qua ti ritrovi veramente a litigare di brutto con la gente. Spostatevi un secondo e spostati. Via, 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 pista.
saltino e via. Secondo quadro. Dai, facciamo veloce. Questa terza partita andiamo avanti rapidi. Partiamo subito. Spostatevi per tutti. Ecco appunto il gambettone di quelli ignoranti. Ma benissimo. Bravo, ok. Come vi dicevo prima, che è successa la stessa cosa, può sembrare una cosa negativa, ma invece è stato tutto positivo perché ci ha dato una bella. Raga, mi sei luppato così, ma un po' essi? No, vabbè. Non credibile. No, dai, ma non ci posso credere. Non è possibile sta cosa. Non può essere sta cosa. Non può essere. Cioè, non te si può luppare il personaggio sulla ventola. E dai. Mannaggia, ce la rischiamo al centro, i posti disponibili sono pochissimi, appunto. Siamo rischiati al centro, dato che non lo facciamo mai. Abbiamo subito dimostrato che era meglio non rischiavamo, ma va benissimo. No, niente, ragazzi, oggi non era giornata, incredibile, Cioè, assurdo. Il personaggio mi si è luppato 5 ore su... Sulla ventola. Dai, guardate che stiamo a parlare. Niente ragazzi, è andata così oggi. Incredibile. Comunque, abbiamo preso il nostro bell'uccellino. Abbiamo il nostro volatile nuovo di zecca. Abbiamo abbandonato il lupo. Quindi direi oggi che è andata così. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, condividete, seguitemi sui miei canali social. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto dal vostro Denarman. Ciao!